Cerchio Marina, io non io. La via della consapevolezza alla non mente. Hermes Edizioni, medianità. Soggetto. Io non sono abituato a parlare di lavoro perché il lavoro non mi compete come argomento, ma farò un'eccezione e parlerò di lavoro a modo mio. Se voi ritenete che il lavoro sia qualcosa che la vita vi offre affinché possiate tranquillamente vivere la vostra esistenza fino a quando morte non vi rapisce, sbagliate completamente, perché il lavoro è la fonte delle vostre difficoltà e di parziali realizzazioni dentro le difficoltà. Ma poiché il lavoro è anche privilegio, io parlo a voi come a dei privilegiati. E se voi siete dei privilegiati, dovete rendere ragione di questo privilegio. Parlare di lavoro a chi ce l'ha è fare un discorso ben preciso, carico di conseguenze, non tanto per ciascuno di voi, quanto per l'insieme di coloro che usufruiscono di questo privilegio. E badate bene, non sto facendo un discorso di giustizia sociale, ma sto facendo un'affermazione che è così riassumibile. Il lavoro vi costituisce come esseri completi nella misura in cui vi offre delle possibilità che ad altri non vengono date. Quando dico completi, non intendo nel senso che noi utilizziamo parlando dell'uno, ma intendo semplicemente che a voi è data una possibilità in più. Se questo è vero, allora dovete non tanto usare di questo privilegio, quanto trasformarvi dentro questo privilegio. Se questo è vero, allora io debbo parlarvi di che cosa significa trasformarsi nel lavoro. Perché il lavoro è costanza nell'essere voi stessi. Perché il lavoro è riproposizione di voi stessi e nel contempo riadattamento di voi stessi a ciò che altri esigono, perché il lavoro è in contemporanea riadattamento e permanenza di quanto voi siete. Questo è il lavoro. E l'un polo, cioè il riadattamento, non nega l'altro, e cioè l'essere voi stessi, ma l'uno e l'altro si adattano reciprocamente così che voi ne uscite trasformati. Ma il problema è, come è possibile coniugare questi due elementi senza eliderli? Perché spesso nell'esperienza lavorativa l'uno elide l'altro e l'individuo così non si trasforma, non si modifica, non si adatta, ma vive soltanto o in estrema dipendenza da altri o in autonomia inadeguata al proprio essere in relazione con gli altri. Dunque il lavoro è in concomitanza esperienza di autonomia ed esperienza di collaborazione. Poiché è l'uno e l'altro, non può esistere il lavoro come esperienza evolutiva se non ci sono entrambi questi aspetti. E allora ascoltate, figli cari, ciò che io voglio dirvi rispetto a questi due aspetti, l'autonomia e la cooperazione. Che cos'è l'autonomia, quella che voi invocate spesso, quella che voi gridate agli altri, quella che voi cercate dentro voi stessi, ma che il più spesso cercate fuori, nel senso di indipendenza da altri? Che cos'è l'autonomia? L'autonomia è esperienza. Ma quale esperienza? È l'esperienza di stare con gli altri permanendo se stessi. Questa è l'autonomia. Non v'è altro che definisca l'autonomia, stare con gli altri essendo se stessi. Ma già intendo i vostri pensieri avvicinarsi a questa realtà e subito riaggiustarla alle proprie convinzioni. Perché non basta stare in mezzo agli altri e voler essere se stessi, ma nello stare io divento ancora più me stesso, perché riconosco ciò che è negli altri. E questa è di nuovo autonomia,
cioè accettare che la propria vita è relazionata agli altri e che in questa relazione con gli altri voi diventate via via più voi stessi, senza mai rinunciare a ciò che siete, ma anzi scoprendo ancor più ciò che siete nella vostra profondità. Questa è l'autonomia.